Ok, quindi da qui dovrei poter andare da quest'altra parte, c'era la porta questa qui, qui c'era la chiave, la 1, ok. Vai. Hola! Ah, porca di quella puttana! Porca puttanga! Bentornati su Attic Gaming, siamo tornati io e Senzino pronti a torturare i... Perché mi stai a piare le misure, bastardo? No, tanto non mori. No, non moriremo, non moriremo, stiamo contando la nostra storia. E io... Ma fa questo, per morire per davvero. Come puoi vedere, tossisco brutto. Ok, sì, c'è quello nudo laggiù che sculettava, ricordate quello che sculettava? Si è girato. Da un colpo di... colpo d'anca. Raga, questa volta lo faremo con parsimonia. Pensavo che andare partita ancora. Vieni qua, vieni a danzare con Mario. Ma che cazzo di movimenti sono questi? Mattalo! Ma fa un puttana di danni questo, ma perché si muove come un matto? Sì, comunque è morto, è morto! Però le pie tutte, tutte! Tutte le pie tutte! Che fibrio! Adesso mi bevo il latte assassinato! Che zoom generatorum in un dietro. Che è successo? Non lo so che è successo sinceramente, però si è spenta la luce di brutto. Nonno, che cazzo ci capiamo in tedesco? No, non so perché è partito il tedesco, ma non mi si mette più manco la telecamera. La batteria è scarica, ricaricala. Lei cacciofile. Oh cazzo. Una batteria. Ok, una batteria, sì, ci piace la batteria. Cosa c'è qui? Qui c'è una porta, qui c'è quello lì, c'è mezzo morto. Ti serve la chiave per aprire questa porta. Muori. Aria in italiano. Questo sta cocci. Oh! Oh! Calci nel muso. Oh, 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 ma fa male però! E fa male sì! Yeah! A me merda! A me merda! Oddio, raga, i calci di sto gioco fanno schifo. Ok, qui è crollato il muro, raga, quindi non possiamo più tornare indietro. Dovremo infilarci in questo buco satanico che c'è qui sotto. E vabbè, dai, andiamo giù per il buco satanico, Vieni. Where is the problem? Oddio, un altro. Vieni qua, forza. Ho già ammazzato l'amico tu. Non ho... Ma perché ballano tutti sti zo... Guarda, questo sentivo che è brutto. Che cazzo è successo? Ma vaffanculo. What the fuck? Era mezz'ora che gli davo. Che gli davo praticamente senza dire un cazzo. Vedo la gente che balla morta. Trovi il generatore per il primo piano. Ok. Datti fuoco e rimedi. Vedi? Vedi? Trova una tanica. Sì, 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 la benzina potrebbe essere utile a qualche cosa. E lì c'è la tanica. Sì, ok. Te do retta. Ecco qua la tanica. Ok, quindi adesso c'è tanica e imbuto. Trova un bere di gas pieno in cantina per riempire la tanica di gas. Ok. Ah, eccolo qua. Verso il gas nel generatore. Ma io pensavo che andava. Io spegni pensavo questa che... luce. Pensavo che vanno in cantina, invece no. Sei in cantina. So già in cantina, infatti, ma è che lui dice vai in cantina. Stronzo però. Questi armadietti si possono aprire? Vedo tutto buio. Io sto a correre come un pazzo, ma se c'è qualcuno io che gli dico? Ma è oramai. Ma la messa la naffata? Oh. Ma se io dai? Ok. Accendi il generatore tirando la leva. Ok. Usa la chiave e trovare il cementerio per entrare nel reparto di fronte alla biblioteca. Ok, quello di prima. Infatti, cioè, la chiave ci ho pensato subito che poteva servire a quello, poteva servire. Quindi dobbiamo tornare di sopra. Sperando sempre che non ci sia un nessuno. Potremmo aprire questa porta. Sì, la potremmo aprire questa porta, ok. Sì, è sì. Uno shortcut, ok, perfetto. Oh, chi cazzo è questo? Scusi? Scusi, lei che libro legge? Che? Oh! Ma vaffanculo. Ma perché? Porca troia. Ma tutti questi libri sono qui, c'erano prima per terra? Sì. Sei sicuro? Sì. Ho spumante. Ok, sei pronto? Salve il dottor! Hey! Chi è? E chi è? Allo dottor! E chi è? E vai a cagare! E chi è? Ti pugnalo come nel Bronx! Ti scudere! Fanculo, togliti dalle palle, togliti cazzo. Ignorante. Io sono nato nel Bronx, non ho paura di un porco zombie. Ignorante. Attenzione, ho paura. Tendo ho appena detto di non averla, ma non è vero.
Oh, porca puttana! No. Ma perché compaiono così all'improvviso? Ma perché poi dice sempre no, non posso. No, non cioè, posso. Questo so 10 anni. Questo, raga, effettivamente so 10 anni che questo c'ha. Anzi, una vita che c'ha le cose, c'ha le. C'ha le sue cose, c'ha le mestruazioni. C'ha le sue, c'ha le mestruazioni. E tutte le volte questo gli vengono a quanto pare ogni 2 secondi. Perché ogni 2 secondi fa: oh no, oh no! Una cioè, perché devi dire sempre no e no? Ormai dovresti essere abituato a avere gli attacchi epilettici. È un'abitudine dell'epilessia. Ma poi aprile piano sta porta. Apre tutte così, non è che. Ma lui, infatti, mica tu. Salvataggio. Ah ah! Sono due. Signora. Signora. O porti indietro una a coltelli. Signora. No, c'è lo zombie. Uno solo. Ehi tu, sei il cantante dei Misfits. Tiro dei coglioni. Ma perché poi spariscono? Meglio. Vabbè, vabbè, quello è poco, ma sicuro. Oh, hey. Aspetta. Who are you? Ehi, chi sei? Dai, che palle, però. Tutte queste allucinazioni, però, Che dicono? Dr. Leon. Ora la certezza che gli esperimenti segreti sono corrotti in questo edificio. Corrotti. Condotti in questo edificio. Devi trovare maggiori indizi per capire che da chi vengono condotti. Sì, ma io aspetta, voglio vedere, perché non ho letto. Eccola qua. Non ho letto questa. Appunto, due. Phil Tony, maschio. Date ascia 19 dicembre 1980. Attenzione. Vabbè, sommario della visita del paziente. Il paziente presenta delle difficoltà nella lingua e nella conversazione. Il paziente lamenta un terribile mal di testa. Ha delle difficoltà a dormire. È per questo che fanno tutti. Sì, vabbè, ma questo. Allora, il gioco però è imbecille. Perché allora, il gioco già ha detto. Dice, hai la certezza che in questo ospedale vengono fatti degli esperimenti strani. Cioè, alla fine sto foglio non è che ti ha detto che fanno esperimenti. Ti ha detto semplicemente che il paziente ha difficoltà a dormire, c'ha mal di testa. Insomma, non pure è che ti ha detto chissà che cosa. Monitoraggio del sonno. Hai capito che togli dicendo? Non è che gli ha detto chissà che cosa. È un po' forzata la cosa. Cioè, nel senso, lui in realtà non l'ha scoperto che ci stanno a fare esperimenti. Secondo me, Poi. Cioè, sì, dovrebbe aver capito che stavano a fare esperimenti quando ha visto insomma che erano morti tutti e avevano i zombie, però poteva essere successo qualsiasi cosa, un'epidemia, un che cazzo ne so. È arrivata, hanno venduto la droga. Tagliata male. Io da smettere di tenere accesa sta cazzo di telecamera. Batteria. Oh, batteria. Apriti o sedano. Ok, non c'è nessuno. Oddio, un'altra di quelle lì con l'allucinazione. Che cazzo? Aiutami. No. Oh, ma che cazzo fai? Aiutami, no. L'ho ammazzato. Ti hai visto dai i calci a vuoto. Che è sta roba bianca? La luce. Okay. Tipo la luce del coso. Mm-hmm. Quindi dovremmo andare di qua. C'è un uomo. Ce n'è morto. Uno, due. Sono troppi due. Due ne eravamo a affrontarli, Uno per volta. Dovrebbe attirarli uno per uno. Tre. Sì, questi ballano. Senti, e se corro? No. Uno per volta. Corsa mortale! No, perché no, sei okay. Così idiota? No, la corsa mortale non funziona. Venite, ti saluto, ciao bambini, ciao. Ah, porca puttana, corre questo. Oh, che gli ho preso il basso. È l'ora dello zombatabis. Ma che cazzo te corri, oh. Oh, ma che te sta te ne stacco queste budella, È l'ora dello zombatabis. Ok, fermo, mi sono curato. Chiamo il secondo. Ti prego. Non abbiamo medicine. Va. Tu che è buco. E poi mi manchi tu, Guarda questo. Oddio, questo è buffissimo. Ok. Vedete via schiaffi. Sono fatti talmente tanto male che sono buffi. Ok, è morto. Sono buffissimi, ragazzi, talmente brutti. Più efficiente di una pistola sto coltellino. Sì, ma calcio. Infatti questo con sto coltello c'è. Cioè, altro che Rambo, cazzo. La spegni sta luce. Ah, ok. Tu sei l'addetto alla luce, Dario, ricordamelo perché. Yes, sir. Ok, qui ci dovrebbe essere qualcosa interessante, tipo un foglio. 12 dicembre 1974, esperimento numero 76. Data di visita 7 marzo, ok.
Sommario della visita del paziente. Le lesioni del paziente si stanno curando rapidamente. Ha recuperato le sue abilità motorie, ma non risponde alle domande. Agisce in modo estremamente aggressivo. L'esperimento è concluso. Ok, questo già è più utile, diciamo, come rapporto, perché ti fa capire che, insomma, stanno a fare degli esperimenti particolari per la rigenerazione del corpo. Quindi hanno creato praticamente uno zombie cercando di rigenerare il corpo. Ma non ti ha detto che hanno creato uno zombie? Vabbè, te lo fa capire, perché ti dice che... Ma non ti fa capire che hanno creato uno zombie? No, non ti fa capire che hanno trovato uno zombie, ma ti fa capire che, insomma, sta medicina che stanno somministrando ti fa curare le ferite, ma agisce in modo aggressivo. Cioè, ti dà delle cose aggressive, un po' di aggressività. No? Dici di no? Rapporto della patologia, analisi di laboratorio. Che cazzo, che... Ma che? Ah, va! Cioè, in tutto questo io mi guardavo in giro, non mi ero accorto che era scappato fuori un fio da qui sotto. E lui poi ha risolto dicendo, vabbè, sta zitto. Un altro di qua è scappato fuori. Vedo morta. La gente bruciata e morta. Però questi non c'hanno niente, non mi devi dare niente tu? No. Tu ci sarai oppure... Ma porca troia... Oh, qui muri proprio, eh? Un paziente ha bisogno di aiuto, aiuto io. Questo paziente potrebbe sapere qualcosa su ciò che sta accadendo all'ospedale. Due minuti per far che? Oh. Che ho da fare? Devi trovare la sua medicina. Porca troia, te ha dato io una, oh. Vieni qua, fermo. Oh, c'hai due minuti, non cazzeggiare. Ah, eccolo. Sarà più facile il previsto. Non preoccuparti, starei bene. Adesso si trasforma in morte sicura. Sega lui che mi dice. Hanno fatto gli esperimenti su tutti noi, ok. L'uomo che supervisionava questi esperimenti. Ok. Oddio, questo si rialza. Quello pure. Ma cominciano a essere un po' troppi, però. Tre. Sì, io direi di fuggire, sai che te dico? Ah, se ti giri secondo me, ecco. Oh, ma perché c'è... Cura di buon uomo. Sì, mi curo, madonna cara, quanto ma... Ok, uno è morto. Non vedo un cazzo. Due. Ok, questo due, sono tre in tutto in realtà, quindi... Ok, non vedo un cazzo. Filalo. Ok. E filalo. Basta saltare, testa di cazzo. Yeah. Beccate nella panza. La droga l'ho tagliata male. Mi sono accantonato. Oh no, ammazzate tutti e due. Le batterie sono scariche, ricarica la batteria e poi dopo lo continuiamo a menare. Vabbè, ma questo ce l'hai alla luce, dai. Yeah. Hai chiappato le palle. Sono quasi sordo, raga, vi dico la verità. Tutti morti. Allora, vediamo se troviamo. Perché secondo me questa era una cura per me. No. Sì, perché brilla la vedi, la dovrei poter prendere in teoria. Brutto gioco, un bancavo di merda. Ok, va bene. La troveremo un'altra. Perché brillano tutte? Ok, quindi da qui dovrei poter andare da quest'altra parte, che c'era la porta questa qui, dove c'era la chiave, la 1, ok. Vai. Hola! Ah, porca di quella puttana! Porca puttanga! Mi ha preso un colpo. Forte! Ehi! Chi cazzo è quello? Papà! Sei tu! Ma dato cazzo è apparso? Ma questo cazzo è andato. Cioè, quello si nascondeva qui dietro. Dice, adesso appena passa qualcuno. E per entrare nel cortile sconosciuto. Ok, entriamo nel cortile sconosciuto. Una lettera. Ok. Cosa sta succedendo? Cos'è questo posto? Cristo. Ok, leggiamo che ci dice la lettera. Mi chiamo Doug Winterson e sono una guardia di sicurezza all'ospedale August Valentine. Il dottor Leon e il dottor Albert McLean mi hanno detto di non lasciare entrare nessuno nell'edificio. Ma stasera sono rimasti dentro troppo a lungo. Mi sono incuriosito, ho controllato i video della sicurezza ed ho visto che il dottor Albert McLean ha ucciso il dottor Leon. Sono andato a scoprire cos'è successo, ma sono rimasto chiuso dentro. Se qualcuno ha trovato questo biglietto, lo porti alla centrale di polizia insieme ai video di sicurezza. Hai preso una pistola.
No, c'è qualcosa che non mi quadra in tutto ciò. Il dottor Albert McLean so io. Sicuro? Eh sì. Lui dice che ha visto me che ho ammazzato un altro. Quindi il discorso che ho ammazzato il dottor Leon. Quindi il discorso è: ho fatto tutto inconsciamente perché c'avevo le allucinazioni. L'allucinazione è quello che ho visto fino adesso. Non so allucinazioni, ma sono ricordi di quello che ho fatto. Non saprei. Perché adesso, allora raga, fermi un attimo, bisogna ragionare un secondo prima di andare avanti. Noi quando adesso nel gioco abbiamo le visioni, quando abbiamo le attacchi epilettici abbiamo delle visioni, no? Quello che mi chiedo io, se lui dice che io ho assassinato il dottor Leon, quello che mi sorge il dubbio è il fatto che io mi sono ritrovato in ufficio non ricordandomi niente di quello che ho fatto, quindi tutto il casino che ho bellissimo combinato. Bellissimo ufficio oltretutto, senza fine. Bellissimo ufficio, di tutto il casino che ho fatto praticamente. Quando vado avanti, quando ho le crisi epilettiche, mi tornano in mente cose che già ho visto perché ho fatto io. Quindi c'è cioè quello sulla sedia, io l'avevo legato, poi l'ho ammazzato. Lo vedo ammazzato, ma mi ricordo quello che ho fatto prima. Quindi tu sostieni questa teoria? Io sostengo questa teoria. Mo' adesso vediamo se funziona. Trovo il corpo del dottor Leon e provo a scoprire perché tuo padre l'ha ucciso. Tuo padre! Tuo padre! A quanto pare la guardia di sicurezza dell'ospedale è stata uccisa da questa creatura. Usa questa pistola per proteggerti. Premi Q per mettere la visuale in terza persona e usare la pistola. Ok, quindi la pistola si usa in terza persona così. Ce sto a capire. Manco più io niente. Perché non ce sto a capire più un cazzo. Non ce sto a capire. Forse tutti i miei ragionamenti andranno a puttane. Eccoli qua. Oh! Oh, oh, boni, boni! Si mancavano però! Uno, due, ricarica, ricarica, sbrighiti, ricarica! Ma c'è ghiappo! C'è ghiappo, ma non muoiono! Prova con la testa! Oh, cambia cazzo, basta che... Basta, basta! Oh, anche perché ho finito le proiettili, quindi... Oh mio Dio, dove sono? Se scappa fuori qualcun altro, ragazzi, potremmo di più un cazzo perché, cioè, l'ho capito la coltellata perché non è finita. Vedi il corpo senza vita del dottor Leon. Ok, questo quindi è il dottor Leon. Ritorna al primo piano per trovare tuo padre e scoprire come è morto il dottor Leon. Inoltre, vai nella vecchia stanza del primo piano per trovare più informazioni. Le medicine. Quindi, il primo piano, quindi penso ad un acqua su, raga. Perché penso che questo sia uno shortcut per riportarti al primo piano. Fatto un po' di merda a sto ospedale, cioè gli shortcut hanno creato già l'ospedale con gli shortcut, hanno creato, hanno detto ma perché non fare gli shortcut? Sì. Dice devo andare in infermeria, guardi, prenda quella scala lì al quinto piano, non si preoccupi, si ritroverà direttamente al pronto soccorso. C'è ancora un'altra visione. Aria è sempre quella lì poi. Sì. Oh. Oh. Vedi, 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 vedo la gente morta. Oh, no. Che cazzo è questo che sta a correre qui? Armete. Che me ha? Detto. Eh sì, no, ero già armato, ma gli potevo fare un cazzo. Oh, è buono, è buono. Fammi una curata. Ah, aia. Oh, questi qui sono cattivi inverniti. Oh, 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 te scappeggio, eh. Oh. Mortacci tua. Sono più ignoranti. Sì, sono più ignoranti questi, erano cattivi, erano bastardi. Che te porca puttana! Ha rotto il cazzo! Ha rotto il cazzo! Oh, oh, non so, non sono morto, non sono morto! Perché uno? Non ce l'ho per curarmi, con che mi curo? Ok. Un foglio, vediamo che dice. Aspetta, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, devo spegnere un attimo la telecamera perché sennò mi consumo un puttanaio. Allora, August Valentine Hospital, perfetto. Sommario della visita del paziente. Non riusciamo a controllare il paziente, i farmaci sono somministrati non sono più efficaci. Il paziente mostra delle intenzioni e tendenze all'autolesionismo e cerca di fuggire dalla sua stanza. Il paziente mostra dei segni di caos estremo nella conversazione e nel linguaggio e produce dei suoni privi di senso. Il colore della sua pelle sta iniziando a diventare più scuro, più scuro e più pallido. Come fai a essere scuro e pallido? Come sto a chiedere pure io! Ciao tu, sei un nero bianco. Potrebbe essere una cosa del genere. L'omino bianco che in realtà era nero. Ok. Do cazzo riecco. Guarda, 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 guarda dove è partito sto bastardo. Sbrigati, sta arrivando. Quando ti arriva in fondo. Ehi, tavaccati in culo, è bastardo. Quando fa la manco un baleve. Tanto se ferma lì. Chi è? Chi è? Culo e te, testa di minchia.
c'era una. Sta musica comunque mi spacca i timpani, cazzo. Oh, che cazzo! Chi ti ha permesso di toccarmi? Vai a cagare pure tu. What the hell are they? Che diavolo sono? Ma tu sono 6 ore che ancora non l'hai capito. Ok, dai, questo dato si è alzato. Ma vaffanculo, due pistole brutte. Guarda che muscoli che c'ha questo, però. È pompato. Oh, sono bloccato. Questa è una palestra. Sono bloccato. Aia. Ok. C'è niente qui che posso piare e utilizzare a mio vantaggio, tipo una spranga? Che cazzo? Guarda! O è scemo o sta a ammazzare qualcuno? Ma questo invece è il caso, sta fa? Ma che cazzo, è dai! Morto. Ma si trasformano! Allora, io lo sto... Secondo me... ok, no, continua a essere la mia tesi, raga. Nah. Sì. Ragazzi, continuo ad essere la mia tesi, perché allora io adesso quando l'ho coltellato sì. È apparso il cristiano. Secondo me io le vedo come, io sono matto secondo me, io le vedo come mostri, vedo tutta sta roba strana, vedo tutti tutto come sto mostri. Casino l'ha fatto tu. E invece quelle sono persone normali che io sto scotozzato come bestie. Ci avrebbe senso alla fine, non è che questa è la stanza dell'inizio. No. Sì, come no? No. Ma è uguale però. Io assomiglia. Guarda questo. Cazzo qua. Ti servono maggiori informazioni sul dottor Leon. Può provare a perquisire la stanza del dottore e controllare sempre se troviamo qualche informazione utile. Qui c'è qualcosa. Ok. Deterioramento e perdita della pelle. Il paziente ha perso la vista, ma il suo senso dell'olfatto è attualmente più sviluppato di un uomo normale. Le sue reazioni sono irregolari, estremamente sensibili all'odore del sangue. Ok, quindi stanno a far capire che praticamente la trasformazione in zombie è sempre più vicino, insomma, se ne stanno accorgi anche loro. Caro dottor Albert McLean, quindi in teoria questo dovrebbe essere il nostro padre, giusto? Le mie ultime ricerche qui sono finite. Se non riesce a trovarmi qui, la prego di raggiungermi al laboratorio della Dependance. Continuerò i miei esperimenti là. Sento che siamo vicini alla fine, dottor Leon. Ok. Non ricordi ci sia un annesso ad un altro laboratorio in questo ospedale. Devi trovare il laboratorio, ma prima di raggiungere l'annesso, tuo padre potrebbe essere là. Ok. Ma le tue medicine dove cazzo so? Non lo so, lui è, so 2 ore che dice di queste cazzo medicine, ma io non ho visto medicine. C'è qualcosa. Ah, porca puttana! Che coglia! Madre, il sangue! Che cazzo vuole questo? No, ma è cascato il coltello. Coltellino. No, è di sotto. Cazzo, il coltello è di sotto. Ok, adesso mi sa che bisogna correre, cazzo. Mi sa che bisogna correre. Space. Madonna. Che roba alla Matrix, raga. Non mi aspettavo questo gioco facesse cose alla Matrix. Nice go. Ok, secondo me questa è la stanza dove ci sarà il coso che dicono loro, la dependenza, ecco, infatti ci sarà da qui. Cazzo. Ma chiudigli la porta, no? Come può chiudere la porta? Non viene fuggino? No, ho visto un buco, sicuramente. C'ho dato a te. Buttiamoci il buco nero. Ecco, ho visto un buco, ho detto a me sicuramente non la butta lì dentro. Infatti, vedi che era così, lo sapevo. Ma mio padre in tutto questo non dov'è? Ci sono zombie che tirano sangue. Oh, il coltello puntualmente è caduto da dove? Sarà un altro coltello. Un buco qua su. Che cazzo sto a vedere? Una lettera. Sto da arrivare prima che sparisca. Il paziente esibisce tendenze all'autolesionismo. Il paziente ha delle difficoltà a concentrarsi e a ricordare i dettagli. Sono stati osservati degli scatti casuali. Il paziente riporta una sensazione di prurito e dolore. C'è un cambiamento anormale del colore della pelle. Queste sono cose che già hanno notato prima di trovare il laboratorio. Devi scoprire che cosa hanno a che fare i tuoi genitori con tutto questo. Ma cazzo ha fatto a chiapparmi? Vaffanculo un po'. A una di queste dovrebbe essere la mia stanza, raga.
Eccola qua. No. Papà! Riley. Riley, non dovresti essere qui. Ne so. Che cosa hai fatto? Chi è? Mother? Mamma! Che what cosa hai fatto? I wanted to bring her back to life. Volevo riportarla in vita, figliolo. What do you mean bring her back to life? Che vuol dire riportarla in vita? I didn't want to accept it, but I knew she was already gone. You told me she wasn't alive. You can't do that. I wanted to save her. I've done everything for her. For us. No. No. You killed everyone. Everyone in this hospital. I tried. You liar. Porca troia. Esce all'ospedale il prima possibile, torna al secondo piano e cerca un modo per raggiungere il cortile principale dell'ospedale. Quindi io mi ero sbagliato, non era il padre che era morto, ma era la madre che era morta. E lui è stato tutto il tempo in sala operatoria col padre a cercare di farla rivivere, ma è morta. Però il padre praticamente ha fatto il casino, mo, e vabbè. Giustamente, qual è il modo però migliore? Abbiamo... Ammazza tuo padre. Ok, però perlomeno abbiamo scoperto il perché... Cazzo. Perché è scoppiato tutto sto casino, praticamente il padre... Cadono persone la, mor- la madre è morta, il padre... Cazzo! Chiude la porta, no? Io direi che tanto tocca applicarsi qui, no? No. Ok. Oh, ma! Guarda quanti cazzo so! Che cazzo fa? Se li portano via, guarda, se li portano via. Ah, sta scena è figa però. Che stanza buia. Ok, sta scena devo dire che è abbastanza figa. Spettrale. Ma questi ci sono o no adesso? Penso di sì. A quanto pare sì, cazzo, corri, 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 corri. Cazzo. Ma trova un altro modo, cazzo, va a buttare di de panza così. Ok, pieno di zombie. Come on, shit. Oh, dai, cazzo, mi sono bambolato. Salvati, salvati dove? Dio, dove vado, cazzo vado. Ricarica. Sono troppi. Comincia a spremere il gruppo. Ma se riesco a levarmi questi stronzi che corrono, poi il resto riesco a ammazzarli tranquilli. Allora, uno è morto. Sono sei colpi. Ok. Oh. E mo. Ok. Mo manca solo quelli che salutano. Ehi, ciao. Allora, qua. Salutatore seriale. Zombie salutatore. Oh. Che cazzo fa? Perché mi ha tolto sta cinquina? Sì, raga, queste le ho ammazzate tutte io, sono sicuro proprio. Perché. Cioè, le sbirre perché mi hanno catturato a me? Nah. Abbiamo un uomo di mezza età, già lo abbiamo trovato circondato da tutti questi corpi morti. Già, mi serviva qualcuno che mi aiuti in questa faccenda. Non sono stato io. Andiamo, lei viene con me. Non ho ucciso nessuno. Vede che l'ha ammazzato tutte lui. The right to remain silent. Anything that you say can and will be used against you. And
the court of law. What a freak. He killed everyone. I didn't kill anyone. One of those weird things lying on the ground. I don't know. I'm sure they're not human. Why did he kill the normal ones? Like I told you the first time, I don't know. Cuff this bastard. We'll take him down to the station and we can ask him all the questions there. Hmm. Roots of Insanity. Le commande aveva ragione. Te l'ho detto che questa era scema e ha ammazzato tutte. Ha ammazzato le... Vabbè, per le quello che non ho capito sono i zombie in realtà. Perché che cazzo c'entravano? Cioè, nel senso... lui era scemo, le vedeva in quel modo. Ah, è vero, lui vede. Però pure le poliziotte hanno detto che questa roba non è umana. Quello non l'ho capito. È quello che mi ha confuso. È quella frase lì che mi ha confuso. Quindi forse i zombie c'erano pure. No, in realtà. Lui ha preso il... Allora, raga, lui ha preso il matto e ha ammazzato tutti. E questa è la cosa. Quello che effettivamente però il gioco è un po' una merda. Una cagata pazzesca. Sì, devo dire che è veramente una cagata, raga. Però comunque sia, per essere un piccolo gioco indie, comunque sia horror, potrebbe essere anche una cosa così simpatica da giocare. Però sì, logicamente nulla di che. Io però spero che siate divertiti con noi nel nostro gameplay. Un saluto a tutti, come dopo, fai da Sensino. Ciao a tutti ragazzuoli.